È sempre carta bianca. Lite in studio. Gianluigi Nuzzi contro Laura Boldrini. Nel recente episodio di È sempre carta bianca, condotto da Bianca Berlinguer, si è discusso di una proposta di legge che modifica l'articolo 71 del codice del terzo settore. La legge riguarda la compatibilità urbanistica delle sedi utilizzate dalle associazioni di promozione sociale, in particolare quando queste vengono trasformate in luoghi di culto, come le moschee. La questione del velo integrale indossato da alcune donne musulmane in Occidente e le implicazioni sulla sicurezza sono stati altri argomenti caldi del dibattito. Gianluigi Nuzzi ha espresso preoccupazioni riguardo al reclutamento di elementi radicali e alla radicalizzazione, sottolineando come questi processi spesso avvengano in luoghi di aggregazione e disperazione. Ha menzionato che l'intelligence e il Ministero dell'Interno hanno evidenziato in passato focolai di reclutamento all'interno di alcuni centri culturali e ha parlato del rischio rappresentato dai lupi solitari e dal ritorno del terrorismo. Nuzzi ha inoltre discusso la complessità della bonifica di questi ambienti, affermando che chiudere tutto può provocare reazioni sociali pericolose. Berlinguer ha poi spostato l'attenzione sulla questione del velo e sulla sottomissione delle donne. Nuzzi ha affermato che in Italia non è possibile andare in giro con il volto coperto, citando come esempio l'impossibilità di entrare in una banca con una kefia palestinese. Ha riconosciuto il diritto di esprimere la propria religione e credo, ma ha sottolineato l'importanza del diritto alla sicurezza. Questa posizione ha suscitato una reazione da parte della deputata del PD, Laura Boldrini, che sosteneva il contrario. La Boldrini ha difeso il diritto delle donne di indossare il velo, sottolineando la necessità di rispettare le scelte individuali e la libertà religiosa. Nuzzi ha ribattuto che la sicurezza pubblica deve avere la priorità e che le leggi italiane vietano di coprirsi il volto in luoghi pubblici, proprio per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Questo dibattito riflette le tensioni tra diritti individuali e necessità di sicurezza, una questione che continua a dividere l'opinione pubblica italiana. La proposta di legge sulla compatibilità urbanistica delle sedi delle associazioni di promozione sociale aggiunge un ulteriore livello di complessità, sollevando interrogativi su come bilanciare la libertà di culto con la prevenzione del radicalismo. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace! Iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.